Buonasera Adriana. Buonasera Seba, e buonasera anche agli ascoltatori di Non ci sto più dentro. Ma di cosa ci occupiamo stasera? Stasera ci occupiamo della costruzione del labirinto più grande d'Europa che sorgerà in occasione dell'Expo dopo lunghi 10 anni di lavoro nei pressi di Fontanellato, a Masone, nelle campagne di Parma. Quest'opera nasce dall'idea del celebre editore e designer italiano Franco Maria Ricci, che mosse i primi passi della sua carriera proprio da Parma. La realizzazione materiale porta però la firma del pluripremiato architetto Pier Carlo Bontempi. Sono il direttore editoriale di Franco Maria Ricci e anche curo i contenuti del progetto a livello di tutte le attività che ci saranno dentro. Che attività ci saranno dentro? Allora, il labirinto è un grande giardino di 8 ettari che si snoda in dei percorsi ovviamente nei quali ci si perde, perché essendo un labirinto l'idea è quella, che sono lunghi più di 3 chilometri. All'interno di questo giardino ci sono due grandi complessi architettonici. Il primo, che è l'edificio d'ingresso, comprende degli spazi per il pubblico, quindi commerciali, da un bar, una caffetteria, un ristorante, un bookshop in cui si vendono i libri fatti da noi. Noi siamo una casa editrice originariamente e Ricci ha curato dei libri d'arte bellissimi per 50 anni, libri nuovi, quindi libri anche di antiquariato. E poi al primo piano la grande collezione permanente di Franco Maria Ricci, che ha collezionato in tanti anni. Sono opere antiche, ma anche fino al Novecento, da Bernini, Canova, Ligabue, Carracci, e poi le mostre temporanee che sono su 3 sale di questi grandi spazi, e la prima sarà la mostra dedicata appunto ad Antonio Ligabue e Pietro Ghizzardi, che sono due grandissimi autori del Po, che hanno lavorato nel dopoguerra. Si è già perso qualcuno nell'organizzare il labirinto? Ah beh, tutti si perdono. Anche io, che lo conosco da 10 anni, perché l'ho visto in fase progettuale adesso che è cresciuto, e anche Ricci stesso, che l'ha disegnato lui, ci si perde. I percorsi così labirintici non si può che perdere. Quando lo aprite, chi taglierà il nastro? Beh, il nastro lo taglierà sicuramente Ricci, insieme però a tutte le persone che hanno collaborato per mandare avanti il progetto. Innanzitutto l'architetto Pier Carlo Bontempi, e poi tutte le persone e i collaboratori che ci hanno lavorato per tanti anni. Grazie mille, è stato gentilissimo. Grazie a lei. Di nuovo Non ci sto più dentro, con l'architetto Pier Carlo Bontempi, il progettista del labirinto. Il labirinto ha una forma particolare, per far capire agli ascoltatori come la testa di Lisa Simpson. Architetto, cosa significa questa disposizione del labirinto degli edifici? È un labirinto di tipo mitologico, cioè un labirinto di quelli dove dentro ci si può perdere, e quindi è una sorta anche di invito alla meditazione. Il labirinto è sempre stato un po' anche il simbolo della vita umana, la possibilità di avere molte opzioni, molte scelte, fa riflettere sul grado di responsabilità che dobbiamo avere nelle cose. Per quanto riguarda le forme architettoniche, ci sono più edifici. Diciamo che quello più significativo, quello che è più appariscente, è la piramide. La piramide è una piramide un po' insolita, perché ha incastrato dietro un abside, tant'è che poi all'interno è una cappella. La piramide ha molti valori simbolici. Tutti sappiamo che quello, per esempio, del triangolo è un riferimento diretto a Dio, quindi se da un certo punto di vista poteva sembrare un edificio di carattere, diciamo, non religioso, nella realtà con l'inserimento di questa abside e la sistemazione dell'interno è diventato invece una cappella a tutti gli effetti. Come mai avete usato il bambù per le siepi del labirinto? Quella del bambù è stata scelta, a differenza della pianta classica nei labirinti occidentali, che è il bosso. Il bambù cresce molto rapidamente, mentre il bosso è molto lento, per cui la scelta del bambù è stata per vedere il risultato in tempi rapidi. Era una richiesta specifica di Franco Maria Ricci, che mi diceva voleva vedere il labirinto completo. L'altro è anche una ragione di tipo ambientale. Il bambù è la pianta che consuma maggior quantità di CO2, quindi è un grande depuratore dell'aria.
Che materiali avete usato per costruire gli edifici? Abbiamo usato soprattutto quasi completamente mattoni, forse più di 1 milione di mattoni in formato corrente, più 30.000 pezzi speciali fatti a disegno con la tecnica antica di realizzare una cassetta di legno di controsagoma, mettere la terra all'interno, farla essiccare e poi cuocerla. E con questo abbiamo fatto tutte le parti a disegno dei dettagli. Va bene, grazie mille. Buona giornata, Prego, arrivederci. saluti.